Riparazione super veloce. E parto per Matti. La ruota è sistemata. Ti ringrazio, non ti ho neanche chiesto il nome. Roberto. Ciao. Ale, ciao. Grazie. Ciao. Spero non alla prossima. Ciao. Se capita. Ciao. Eccomi qua a Matti, dalla famiglia di Marco Banche. Lì. Qua ci sono già tutti gli aiutanti. Sistemato pioggia. Adesso mi faccio la birra, ciao. Perché a Viaggio Bello, ciao. E per Partoba con i Rodù. Qua abbiamo un nuovo, come definire, aiutante, che è la prima esperienza. Auguri. Grazie. Tu dovevi venire col cavallo, hai abbandonato. Allora, filmiamo i vacche. Amici delle Barà, queste sono in prima fila. Allora, va coro. Avranno sete, difatti. Belle Barà. Sì, un po' dei combattenti, delle reine. Stanno guardando pioggia, no, guardo anch'io. Ciao. Valdostano. Ciao Marco! Sì, con la mamma! No, Vexi, ora butta la maglia, buttala subito! Guarda! Sei a posto! Sono a posto, posso andare! Veggio la mela, va bene! Ma anche la mia cugina, guarda come va bene! Va bene? La cugina, Ma le teste un po' più grosse, ma mi sta, Rifai la scena, dai, rifai la scena, dai. Una lucida, o quella là o quella là, è uguale. Thank you.
Oh yeah. Ragazzi, ho dei problemi col telefono, ho rovinato uno dei tre obiettivi. Quando avvicino o in questa posizione, no, così viene nitido, così invece vedete con la macchia grigia, perché ho graffiato un obiettivo. Non so come è successo, non è caduto il telefono e le immagini rimangono leggermente offuscate. Che cerca di capire qualcosa. Thank you.
questa esperienza. Per ora è bellissimo. Cena abbiamo mangiato, adesso vado a sellare pioggia e partum, va di Marco codis. Mezzanotte meno 10, tutto pronto, guardate laggiù. Protezione civile, va di lancio. Siamo quasi più persone che vacche. Partiti!
Abbiamo fatto tappa al bar, adesso galoppo. Sono le 3, tutto procede bene, adesso io vigilo a malapena. Sono le 4, tutto procede bene. Ah, che bello? Hai già male alle gambe o no? Per niente, perfetto. Te la ripusa, eh? Sti montagnini. Mi sono una montagnina, una marghera pure, eh? Vecchio stampo. Pausa caffè. Sì, sono tutte lì che aspetto. Giù da te a fan fatica a stemmi da presa. Giù da te a fan fatica a stemmi da presa. No, no, gli ha fatto bene. Calca vent'anni, sempre appoggiata su fa.
pesche tra cuore. Siamo a Ceres, sono le 5:20. Un po' di centro storico di Ceres. Monumenti caduti. Chiesa parrocchiale di Ceres, una bella cittadina. Non ho ancora fatto vedere il cappellino di Deggio la Mula. L'ho fatti fare, l'ho trovato così per caso, in mezzo alle magliette che avevo, le t-shirt. Le 6:20, siamo già passato Ceres, adesso siamo al comune di Ala di Stura. Passiamo questa mini galleria scavata nella roccia.
andiamo a vedere il santuario del Mar Tassino. Ortensia, questa è una azalea, questa non so come sia, bellissima. Siamo giunti a Mondrone. Il mio daily. Pioggia nello specchietto come mi corre dietro al camion. Adesso prendiamo la strada sterrata che porta su all'altezza. Sto prendendo sempre più quota, anzi io in pioggia. Però sono lì sulla strada sottostante, pian pianino arrivano. Ma c'è una ragazza che mi conosce, ormai mi conoscete tutti. Ragazzi, io pensavo che mi conoscesse perché ci siamo trovati alle fiere, invece ci conosciamo solo tramite TikTok. Certo. Che sei seguitissima, tutti i giorni ti vedo. E non sapevo che fossi qua. Siamo qua, siamo qua. Solo che l'anno scorso quando sei venuti su non ci siamo visti perché io ero giù dalle vacche che guardavo che fossero tranquille e quindi non ci siamo beccati. Infatti avevo visto che avevi fatto il video che eri passato di qua. Ma guardando i tuoi video ho detto ma è una zona che conosco e ci siamo trovati. Boh. Sì, sì. Che dire? Racconta, saluta gli amici di TikTok. Ciao. Che i miei seguono i tuoi e i tuoi seguono i miei, giusto? Mi raccomando, seguitelo.
Però devi farlo tu il TikTok. Devo farlo io? No, devi farlo tu, ok. Oh, allora perché noi non siamo proprio social così, siamo tutto il giorno lì sopra, infatti. almeno io. Wow. Infatti, bene. Saluta i miei follower. Ciao ragazzi. Marzia Kogo, giusto? Yes. Ok, su TikTok. Solo TikTok? Anche Instagram, però maggiormente TikTok. Ok. Boh, adesso aspetto la mangia, facciamo due parole. Perfetto. Stanno salendo, adesso saluto Marzia e ripasso oggi pomeriggio. Ciao Marzia, così facciamo un video sul mio canale YouTube. Perfetto. E tu fai il TikTok con me. Certo. Ok? Ciao, buon appetito. Affaticate, hanno ridotto il passo non poco. Abbandoniamo la strada così tagliamo via un po' di tornanti. Andiamo a beccarla su di là da qualche parte. Ste baitotte. Ho beccato la strada di nuovo, le campane le sento in lontananza e l'alpeggio si chiama Alpe Pian Pra. Dai Pioggia, leggi anche te, memorizza, dai. Ale, Duma. Qua com'è, vegetazione sa più di montagna che giù lì in basso. Ecco, questi sono i paesaggi che piacciono a me e penso a chiunque. Adesso scollinando lì dovrei vedere la Malga di Pian Pra. Ho voluto girare qua perché ha letto Alpe Pian delle Mule, avrà detto qua mi hanno delegato un piano a me e l'Angra. È pioggia, devo andare dall'altra parte. E qua che meraviglia come si allarga. Lassù ci sono le malghe, qua c'è una macchina appiantata perché c'era il filo. Guardate che spettacolo, peccato che c'è di nuovo la nebbia. Comunque nonostante che ci sia la nebbia, quel po' di sole che filtra all'interno ti scotta, perché di sera c'ho la faccia che mi brucia, è già ben colorito. Sempre più vicino, sento già il profumo della polenta, lo spezzatino e vai, se riesco mangio veloce e mi corico un attimo lì nell'erba da riposarmi un po', perché oramai sono 24-48, devo contare bene, 60 sarà. Ma qua i polentari! Si sente il profumo della giusotta? Sì. Le pavè? Guardalo qua. Ah, stamattina mi raccontavi della polenta e mi hai detto che segui tutti i miei video. Eh?
Uno vuol dire farsi di pie, così ci sei anche tu nei miei video. No, molla, io non pubblicare quelle cose lì. No, no, pubblichiamo tutti. Poi ci arrestano. No, 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 bisogna solo guardare gli altri, devi farti guardare anche te. Lasciamo via il telefono. Lì cosa c'è, il burro fritto? Sì. Oh, oggi mangiamo... buon formaggio, dopo sì. Ora farai con l'aperitivo, un goccetto là, è solo per voi il pintù? No, no, il compagno. Ah, allora arriva. Vai, vai. Dai un colpetto. Ora, ragazzi, questo è l'aperitivo... quello di una volta che si beve come facevano i nostri vecchi, una è a prova di Covid, perché si beve tutti nella stessa ciotola. Prova di Covid adesso. Buonissimo. Quindi tanto noi siamo tutti vaccinati. Non, ecco. Non smettere, la firma, vieni qua. Dai in giro per la firma. Ah. Tatto. Ecco, vai sei al posto dove io ti. Tatto. Vai, vai. Ok. Bravo Dejo, così che si fa. Ok. Pareva, pareva un po'. Eh sì, eh. Se non mi vado. Sa svegli la vita che mi fa sfessi a Trebilea. Non boh. Non ti spiace. Qui nessuno desmonta il brass. Beh, non so il culo. Oh, sentiste il profumo. Polenta. Formaggio ce n'era... 10-15 kg? Poco. 11. A vedere il secchio là pieno. Polenta quanta? 45-50 kg. Ebbene. Ah, oggi mangiamo bene. Madonna. Bravo, bravo. Una foto, sì, una foto. Se sapevo, iniziavo già 30 anni fa a fare i video su YouTube. Conosco un mucchio di gente, mangio da tutte le parti. Tutti amici. Tutti amici, voilà. Tutti amici. Aspetta, aspetta. Voilà, i polentari che arrivano. Guardi, sì. Il numero uno. Toma. Che ho butti? Ah, già sì. Duan. Guarda poli. Sì, Duan. Ah, scalda l'aria. Così sì. Vai. Se sei là, la subacca. Hai iniziato a mangiare prima di me. Tutte le croste del formaggio. Fa più male alla pancia, eh? Andiamo a mangiare la polenta. Buon appetito. Vai, vai, vai. No. Cercavamo, c'era Stefino e Marte che facciamo foto. Sì, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio tutti, grazie al padron de ca. Ah, ma sì. No, al padron de ca, la padron della mandria. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Buon viaggio. Ciao, ciao. Tutto il padrone di casa, allora. Grazie. Ci vediamo. Alla prossima, alla prossima, bravo. Alla prossima, non so quando sarà. Se stiamo tutti bene, perché... speriamo. Ciao. Ciao. Dì, adesso saluto la parte esterna qua. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao. Se vedo alla prossima. Ciao a tutti. Se ne quando?
Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ho salutato tutti, però vi faccio ancora vedere qua la maglia tutta coricata. Una in piedi. Aveva iniziato a piovere, ha di nuovo smesso, un po' di nuvole, ma va bene così. Sto scendendo, qua è arrivata un'altra maglia, sapevo che doveva arrivare un altro malgaro. Io tagliando per il sentiero che ho fatto stamattina, la mia traccia, non dovrei beccarle. Ragazzi, ho ripreso la strada, ho trovato queste tre belle ragazzine. E che combinazione, anche loro mi conoscono, che guardate i miei video. Sì. Ma cosa faccio di speciale nei miei video? E si è conosciuto. Facciamo vedere le vacche, le capre. Boh, allora adesso ci siete poi anche voi. Ciao. Ciao ciao, continuate a guardare i video di Deggio la Mula. Ciao. Continuate a guardare i video di Diego la Mula. Ciao. Anche te. Ciao. Sì, chiudo questo video perché mi sto avvicinando alla malga di Marzia Cogo, così faccio un video dedicato alla sua attività. Ciao ciao, al prossimo video di Marzia, su Marzia Cogo.